Buongiorno a tutti, il video numero 2 è destinato ai documenti condivisi. Abbiamo visto come creare delle cartelle all'interno del nostro Drive, adesso possiamo metterci qualsiasi cosa, abbiamo visto qualsiasi cosa a uso nostro o in condivisione con i colleghi, ma possiamo fare di più, possiamo mettere addirittura dei documenti. Faccio un esempio molto banale. Un verbale di un consiglio di classe che comincio a fare e poi voglio che il mio collega o i miei colleghi lo controllino e eventualmente lo modifichino. Quindi entro dentro il mio Drive, torno nella cartella colleghi della prima A e ad esempio nuova cartella e la chiameremo verbali. Ok, entro dentro la cartella che naturalmente, avendo condiviso la cartella dei colleghi della prima A, anche questa naturalmente viene condivisa. Entro nella cartella verbali, troviamo, ecco, ricordatevi questo più sempre, che è quello che ci permette di aggiungere qualsiasi cosa. Più, nuova cartella no, in realtà io voglio fare. Voglio, ecco, ho sbagliato qui. Caricamento di file, se voglio mettere dentro dei file, caricamento di una cartella oppure documenti Google. Ok, voglio creare un documento che è come un file Word, insomma, una lettera. Documenti Google. Creare in una cartella condivisa? Sì. Ok, mi si apre questa schermata dove sarà il verbale consiglio di marzo. Ok, scrivo tutto quello che voglio scrivere e lo condivido dentro il verbale del consiglio di marzo. Ok, chiunque inizi casteggio con il link può visualizzare. Se voglio farlo visualizzare, oppure può commentare, oppure può modificare. Ok? Va bene. Vediamo che cosa succede. Che cosa succede? Ok. Sono ancora nella mia cartella colleghi A, verbali e trovo il mio documento. Vediamo che cosa succede all'altro collega. Che era dentro il mio drive, l'altro collega, quindi Nicola Baldo, sono andato nell'altro collega, verbale di consiglio di marzo, vedo il mio drive, ok, entro dentro verbali e trovo il verbale del consiglio, anche qua, lo apro e vedo quello che ha fatto Nicolino. Adesso vi metto a fianco così vedere che cosa può succedere. Posso lavorare anche a casa mia, tranquillamente, dove adesso qui sono Nicolino Baldo e secondo me Nicolino Baldo, ecco, provo a fare una modifica. Che cosa succede? Se vi ricordate dall'altra parte dello schermo, questo è Nicola Baldo, vede che Nicolino Baldo sta scrivendo, lo vedete qua, mentre scrivo da questa parte invece, dall'altra parte, il collega vede che cosa sta facendo. Ma non sono d'accordo su quello che ha scritto, allora dico, non sono d'accordo, e da questa parte si vede che Nicola Baldo stava scrivendo, vedete, Nicola Baldo sta scrivendo in rosso, e da questa parte vedo, quindi contemporaneamente possiamo fare modifiche in itinere e vedere contemporaneamente quello che sta succedendo. Naturalmente ho dato la possibilità di modifica quando ho condiviso questo documento. Ok, torno indietro anche di qua. E mi trovo su tutte e due le parti, mi trovo il verbale così come è stato modificato. Cosa posso fare con questo verbale? Entrambi possono fare la stessa cosa. Una volta che me lo apro, lo posso scaricare.
file, scarica, lo voglio scaricare come documento Word, lo voglio scaricare come documento PDF, ok, posso fare quello che voglio e me lo posso scaricare sul desktop, ad esempio, del mio computer. Naturalmente, se lo devo mandare in segreteria, lo scarico come documento PDF, mi si apre questa schermata, lo voglio mettere sul desktop, sulla scrivania, verbale consiglio di marzo in formato PDF, lo scarico. Ok, l'ho scaricato, verbale, andiamo a vedere dove me l'ha messo, eccolo qui, verbale consigli di marzo, e lo apro come PDF, lo prendo, lo modifico e lo spedisco in segreteria, così come l'ho fatto. Naturalmente, se lo voglio scaricare invece su Drive, posso fare anche scaricarlo sul Drive e tenermi anche una versione su Drive. Tornando a... Mi vai a chiudere la porta per piacere? Grazie. Tornando qui, posso aggiungere quello che voglio. Adesso abbiamo fatto la prova con un documento di Word, ma in realtà posso creare anche un documento Excel. Crea e condividi, anche qui la stessa cosa, vale sempre la stessa cosa. Ok, date il tempo perché è tutto online che funziona. Posso fare quello che voglio utilizzando Excel come se fosse un normalissimo foglio Excel e anche qui posso scaricare il formato Excel da utilizzare sul computer. Addirittura ODS, programmi liberi oppure documento PDF, e anche qui fa la stessa cosa, mi dà la possibilità di avere più opzioni. Cosa posso fare? Vabbè, posso rinominare il foglio, posso fare insomma un po' tutto, stamparlo naturalmente. Ok? Anche questo file me lo troverò qua. Me lo trovo qui e se lo troverà anche il collega. Adesso faccio un aggiorna e anche il collega trova il foglio di lavoro da poter modificare. Un'altra cosa che posso fare è se io ho già un file in Excel e lo voglio mettere dentro il Drive. Naturalmente. Allora, qui c'ho un file, elenco alunni, ok, sposto un po' le finestre. Ok, prendo questo elenco alunni e lo metto qui. E questo naturalmente è un file in Excel normalissimo, che quando farò doppio clic, lui mi dice ok, te lo apro, però io non ho Excel, ma te lo apro con fogli Google. Ok, lo apro. A questo punto, se ho necessità di condividere questo file con i miei colleghi, dovrò fare questo: file e salva come foglio Google. Automaticamente mi apre questa schermata. Posso modificare. Ok, chiudo, vediamo che cosa succede. Ok, questo era questo è quello che avevo caricato io. Vedete che c'è l'icona elenco alunni in Excel e questo è quello che ho modificato con la nuova con il nuovo Google Sheet. Vado a vedere l'altro collega come lo vede, vede anche lui quello che io avevo messo e vedo, devo fare un refresh, ancora elenco alunni, e troverò il Google Sheet. A questo punto anche il collega può lavorare su quello che è il foglio Excel. Cosa posso fare oltre a questo? Se vado su Nuovo. Questi sono qui appunto documenti, questo è un foglio Excel, questa è una presentazione, posso creare anche le presentazioni, oppure
ci sono i moduli Google, avrò un'altra lezione, un altro video per i moduli. Disegni, posso creare tranquillamente un disegno. Vabbè, Google My Maps, questo non ci interessa, Google Sites non ci interessa. E disegno, guardiamo il disegno, ad esempio, crea e condividi, molto semplice da utilizzare e molto utile per i colleghi magari che fanno sostegno, possono sbizzarrirsi con quello che vogliono, forme, frecce, possono fare quello che si può fare tutto. Si può addirittura inserire un'immagine caricandola dal computer o cercarla nel web oppure dal nostro drive oppure dalle nostre foto oppure utilizzando la fotocamera. Posso mettere dentro una tabella. Insomma, qui ci potete giocare. Casella di testo anche naturalmente. Ho cliccato casella di testo, la creo qui dove voglio e poi posso scrivere tranquillamente. Ok, anche questo condividi. Salva, disegno senza titolo, va bene questo, va bene, e poi me lo troverò disegno senza titolo che poi anche i colleghi troveranno sul proprio drive. Ok, al prossimo video.